Incrocio di livello all'Ivicor Stadium di Campobasso tra i padroni di casa e l'Aquila 1927. Abruzzesi intenzionati a riprendere il cammino dopo due stop consecutivi. Campobasso voglioso di staccare gli avversari di sette lunghezze in classifica. Schemi tattici confermati per Mosconi e Epifani, rispettivamente col 3-5-2 e col 4-3-3, con attori diversi, soprattutto per gli aquilani che scendono in campo con le novità Michelin, Bellardinelli e Mantini, rispetto alla disfatta casalinga col Monterotondo. Fischia Torreggiani di Civitavecchia, Minichiello e Savino a sbandierare. Alla prima occasione il Campobasso va in gol, è il sedicesimo quando la terna arbitrale regala ai rossoblù un calcio d'angolo. Su cross di Corvino, la testa di Ricamato sblocca il risultato. Sei minuti più tardi, al 22esimo, il fendente di Corvino dai 30 metri mette i brividi a Michelin, che però è sulla traiettoria. Passa un solo minuto e Banegas pareggia. L'argentino cerca e trova lo spazio per liberare il mancino, che va in buca d'angolo con Esposito incolpevole. Super Michelin al 24esimo respinge il tiro di Di Nardo, poi dopo un batti e ribatti la sfera finisce in calcio d'angolo. Dal corner Michelin fa copia e incolla con Raffaelli, lasciandosi sfuggire la palla, e per Gonzales è un gioco da ragazzi. 33esimo. Da fallo laterale l'Aquila respinge con Maldonado, che non ci pensa due volte, e col mancino mette i brividi a Michelin, mandando alto di poco. Un minuto più tardi punizione di Corvino, stavolta Michelin è attento e manda in angolo. Si chiude così la prima frazione con il rossoblù di casa avanti per 2-1 dopo un regalo della terna arbitrale e dopo un secondo omaggio da parte dell'estremo difensore rossoblù abruzzese. Al quinto minuto d'angolo di Angiulli, Berardinelli spunta sul secondo palo, ma il piatto del difensore finisce fuori di pochissimo. 14esimo, traversone pericolosissimo dalla destra per il Campobasso, con Bellardinelli che dimostra, da buon difensore, di sapersi comportare meglio nella sua area. Al 18esimo, quasi all'improvviso, arriva il pareggio di Galesio in spaccata. Il numero 9 anticipa la linea difensiva e porta il risultato sul 2-2. 21esimo, arriva il sorpasso dell'Aquila con Galesio, bravissimo a fare da sponda per Wali, che col destro non perdona Esposito. Minuto 31, ancora Wali può far male, ma il colpo di testa in precario equilibrio non c'entra lo specchio su imbeccata di Banegas. Al 39esimo magia di Galesio e calcio d'angolo guadagnato, parte l'applauso di Epifani e di tutti i supporters aquilani al seguito della propria compagine. Al minuto 46 galoppata di Tavoni e angolo anche questa volta guadagnato, da vedere e rivedere gli 80 metri palla al piede del terzino sinistro rossoblù. E l'ultima azione degna di nota, non c'è più tempo, l'Aquila alza le braccia al cielo e con un secondo tempo sontuoso spazza via parecchi fantasmi.